con un nuovo video e con una nuova puntata della rubrica Cosa mi metto? E oggi ho deciso di creare un outfit e un make-up per un pomeriggio di shopping. E sarà che io quando vado a fare shopping mi sento un po' più figa, quindi io ho scelto questo outfit qui. E dove c'è tu, cioè, secondo me la parola d'ordine in questi casi è assolutamente comodità. E quindi ho scelto uno skinny jeans da lavaggio chiaro, una camicetta diciamo a quadri rossa, rossa scura e nera, dei classici biker boots neri e una maxi bag nera perché io non so voi, ma quando sto in giro dentro la borsa ho il mondo, e un bracciale nero con dei dettagli argento e degli orecchini, diciamo un po' grandi che danno un po' di luce al viso. E per il make-up ho deciso un trucco davvero molto semplice sui toni del beige e più che altro il protagonista è il bordeaux nella piaga dell'occhio, che non so se da qui lo vedete, e il rossetto. Spero insomma che vi piaccia e vi lascio al tutorial. A dopo! Inizio stendendo su tutto quanto il viso il Bio Primer di Neve Cosmetics e questo è quello mattificante. Lo stendo semplicemente con le mani come fosse una crema. Applico poi un correttore e utilizzo come sempre l'Instant Anti-Age della Maybelline nella colorazione light. Passiamo agli occhi. Sistemo intanto le sopracciglia con la mia solita Natural Eyebrow Designer della Benecos nella colorazione Gentle Brown. Applico su tutto quanto l'occhio e il primer della Essence, la I Love Stage. Passiamo al trucco occhi. Allora, applico su tutta quanta la palpebra mobile dalla Naked 2 il colore che ormai sapete che è fra i miei preferiti, Bouticol, che è un beige rosatino, e lo applico su tutta la palpebra mobile. Abbiamo detto che voglio fare un trucco davvero molto molto semplice e a me questo colore piace tantissimo perché dà davvero tanta luce. Ora prendo un ombrettino singolo che sinceramente non penso sia di una marca famosa, si chiama Got Beauty. Dov'è? Si chiama Got Beauty, è il numero 2 Malva, ma io più che un Malva lo definirei proprio un Bordeaux. Cioè, vedete quanto è bello, è veramente un colore bellissimo. E con un pennellino di quelli leggermente angolati, se riesco a prenderlo, tipo questo qui è di Kiko, lo vado a portare alla fine dell'occhio e anche nella piega dell'occhio. Nella piega dell'occhio poi ci ritornerò, ma adesso riprendo la mia Naked e con un pennellino piccolo, perché voglio essere abbastanza precisa, vado a prelevare questo marrone qui, Busted, Busted, e lo vado ad applicare nella fine dell'occhio, perché voglio scurire la parte finale. E lo sfumo bene. Come vedete, così è ben sfumato.
E adesso riprendo il bordeaux di prima e lo vado a mettere bene proprio nella piega, solo, lo voglio solamente nella piega dell'occhio. Lo metto a fuoco. E lo vado a mettere bene, insomma, a sfumare con questo pennello grande da sfumatura. Un consiglio che posso dare quando si utilizzano colori come questo, che cioè secondo me sono bellissimi in questa stagione, è però di mettere sempre poco prodotto per volta, perché sono classici colori che per fare l'effetto malato ci vuole davvero molto molto poco. E infine nell'arcata sopraccigliare vado ad applicare Foxy, l'illuminante della Naked 2. In questo modo sfumerò ancora meglio il bordeaux, non creando lo stacco, che come già vi ho detto a me non piace. Ora applichiamo un eyeliner nero e utilizzo questo qui della Essence, la Love Punk. E la vado ad intensificare con l'ombretto nero della Naked Blackout. Nella rima interna dell'occhio applico una matita nera e utilizzo la Long Lasting della Essence nella colorazione 01 Black Fever. Mentre sotto l'attaccatura delle ciglia voglio dare comunque un po' di luce e vado ad applicare il pastello di neve Gioia. E la vado a sfumare con un pennellino. Infine applichiamo il mascara e oggi voglio usare questo qui nuovo della Essence che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, che è il Lash Princess. Così insomma vi faccio vedere l'effetto. Come vedete l'effetto è davvero molto bello di questo mascara. Spero che anche il trucco insomma vi piaccia. Questo qui è il risultato finale dell'occhio. Cioè, come vedete, ovviamente da vicino si vedeva moltissimo il bordeaux, però come vedete così è una cosa molto delicata e carina e non rimane troppo pesante. Vado a fare l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati. Devo dire che mi piace davvero molto l'effetto finale perché da vicino può sembrare, diciamo, parecchio forte, ma in realtà è un trucco davvero leggerissimo. Ok. Ora passiamo al resto del viso. Stando su tutto quanto il viso, il Flat Perfection della Neve. E lo stando, come vi dicevo anche in uno degli ultimi video, con questo piumino qui della e.l.f. E vado proprio a tamponare qui il prodotto e lo tampono sul viso. Sono bianca come un cadavere, quindi insomma direi che è il caso di mettere un po' di terra. Io utilizzo come sempre la Sun Club della Essence. Come blush voglio utilizzare una combo, ovvero volevo utilizzare questo blush della Kiko. È una vecchia edizione perché è della scorsa estate, però insomma è identico a quello che c'era anche adesso in sconto. Si chiama Glow Touch, questo è il 06 Ginger Twist. È diciamo quelli che vanno sia sulle labbra che sulle guance ed è questo bellissimo color rosa salmone, diciamo, leggermente aranciato, che ha un odore buonissimo. E lo vado ad applicare sulle guance. Lo applico semplicemente con le dita. Come
come vedete l'effetto è davvero molto carino, peccato che dura davvero il tempo di essere messo. E quindi aspetto un secondino che si asciughi, perché questo è di quelli che lascia un po' l'effetto bagnato e rimane un po' appiccicaticcio all'inizio. Se ci passo sopra il blush fa le macchie. Quindi aspetto un attimino e poi vado a passarci sopra questo blush della Moa, che è diciamo un color pesca, che però sopra quello non altera il colore, diciamo lo fissa e fa sì che non mi va via in 3 secondi. Vedete, l'effetto rimane davvero molto molto carino. Infine passiamo alle labbra. Vado intanto a tracciare il contorno labbra ormai con la mia amatissima perfettina. Leggevo su vari gruppi di Facebook che il problema di molte ragazze di questa matita è che non è proprio trasparente, ma lascia questo contorno chiaro. Per me non è un problema perché si fonde praticamente con la mia carnagione. Certo, insomma, se siete olivastre probabilmente va sfumata molto bene, altrimenti lo stacco potrebbe vedersi. Come rossetto invece vado ad applicare questa mini size di Estée Lauder, ed è un rossetto che adoro, è il 340 Envious ed è un classicissimo rosso, rosso con una punta di bordeaux all'interno. Tra l'altro sta sudando il rossetto e lo vado ad applicare. Questo sarà il risultato finale. E sono stata indecisa fino all'ultimo se mettere questo rossetto o il bordeaux della L'Oreal, non so se ve lo ricordate, ma sinceramente con l'outfit questo rossetto rosso mi piaceva tantissimo. Poi, per chi mi segue dagli inizi, sapete che insomma io con i rossetti rossi non mi ci vedo per nulla. Ma dal momento che moltissimi di voi mi hanno fatto tantissimi complimenti di come mi sta, e tutto quanto mi sto anche un po' autoconvincendo e lo sto utilizzando più spesso, soprattutto appunto questo qui di Estée Lauder, anche perché sembra più rosso acceso dalla videocamera, ma in realtà forse riesco anche a portarlo perché io davanti ho allo specchio e lo vedo insomma che non mi sbatte particolarmente, non diventa volgare, anche perché è un rosso con una punta di bordeaux all'interno, quindi in realtà un pochino più scuro di come lo vedete voi dalla videocamera. Niente ragazze, spero che vi sia piaciuto sia questo trucco che l'outfit. Fatemi sapere voi di solito come vi truccate per una giornata di shopping. Aspetto come sempre i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!